Allora, buonasera a tutti, benvenuti, grazie della vostra presenza nonostante la giornata climaticamente non proprio incoraggiante. Siamo al terzo appuntamento di questa serie di conversazioni legate al ciclo dei capolavori raccontati e quest'anno dedicate alle meraviglie dei libri, alle meraviglie delle biblioteche considerate alla stregua di opere d'arte. Chi ha presenziato nelle altre occasioni ricorderà che si è cominciato a fare una carrellata delle grandi biblioteche della storia, dal mondo romano fino all'età illuminista, in modo abbastanza rapido e abbastanza sommario. C'è stato un affondo lo scorso lunedì di Carlo Vecce sulla biblioteca posseduta da Leonardo da Vinci e questa sera, grazie a Alessandra Quarto, che è qui con noi, entreremo nel dettaglio di una biblioteca, la più importante biblioteca che sta in Francia, la Biblioteca Nazionale di Parigi, presa appunto come caso emblematico di una biblioteca storica nata nel 600 che è stata attraversato i secoli, quindi tutte le innovazioni della cultura artistica, della cultura architettonica, della cultura dell'allestimento e oggi si presenta al futuro con un allestimento e degli accorgimenti, vedete, straordinari. Alessandra Quarto è una persona dalle molteplici forze e capacità perché è la direttrice del Museo Paul di Pezzoli, tra l'altro in questo periodo impegnatissima perché tra un mese abbondante apre una mostra molto importante al Paul di Pezzoli, la ricostruzione del politico agostiniano di Piero della Francesca. Vuol dire che tutte le tavole rimaste nel mondo si potranno vedere al Museo Paul di Pezzoli in una ricostruzione. Quindi questo comporta un grande lavoro e anche molto tempo, però è riuscita, devo dire, ritagliando nei pomeriggi delle vacanze e in tutto il tempo libero, a costituire questo racconto, tra l'altro un racconto con immagini tutte inedite che provengono direttamente dalla fonte, per farci vedere appunto che cosa significa oggi una biblioteca. E questo è molto consolante per tutti noi perché vedremo che la biblioteca è qualcosa che è destinata a continuare, ad andare nel futuro. Alessandra è la seconda volta che partecipa a questi cicli, direttrice, l'ho già detto, del Pol di Pezzoli da più di un anno, ha avuto una lunga carriera nella gestione dei beni culturali e soprattutto dei musei, si è formata al Museo di Capodimonte come funzionaria, poi a Brera come vice direttrice della Pinacoteca di Brera, ha fatto la sovrintendente a Novara e a Bologna, quindi una competenza particolare sulla materia viva di quello che riguardano appunto gli accorgimenti, le architetture, i rifacimenti, la modernizzazione e attualizzazione degli edifici che provengono dal passato. Quindi questa sera vedremo raccontata questa architettura per i libri, cioè la grande storia della Biblioteca Nazionale di Francia, che è un progetto moderno e vedremo spettacolare. Grazie e ti lascio la parola. Buonasera e grazie di essere qui, grazie a tutti. Io devo ringraziare il Palazzo Ducale per l'invito rivoltomi e anche il dottor Marco Carminati per avermi inserito in questo interessante palinsesto e, come diceva, questa sera racconterò un progetto davvero spettacolare, un progetto molto complicato, non diciamo libero da tante critiche e anche un progetto per cui si è lavorato durante un arco temporale molto importante. Parliamo del sito storico della Biblioteca Nazionale di Francia nel quadrilatero Rochelet, quindi nel centro di Parigi, quindi in una posizione molto particolare e privilegiata e quindi anche un edificio densamente caratterizzato da architetture del passato. Questo progetto ha avuto una lunga gestazione, 15 anni di lavoro, quindi questo vi dà l'idea della dimensione dell'operazione, ha visto quindi tre differenti presidenti della Repubblica con un investimento di oltre 260 milioni di euro, che per una biblioteca è soltanto una notizia straordinaria sapere che un governo investa tanto per la trasformazione della biblioteca, quindi della fonte più importante
importante di conoscenza e di sapere, e ci sono stati circa 3.200 donatori tra i cittadini francesi. Il progetto architettonico, come vi dicevo, è stato molto complesso e tra l'altro io devo ringraziare per queste immagini l'atelier Bruno Gaudin di Parigi, perché le principali immagini che vedrete sono state fornite proprio dallo studio di progettazione, che ha dato vita quindi ad una biblioteca moderna che conta oltre 22 milioni di volumi. Quando è stata riaperta? È stata riaperta a settembre del 2022 e questa riapertura ha coinciso con un anniversario importante, il tricentenario dal primo trasferimento della biblioteca in questo sito, quindi nel quadrilatero Richelieu, nell'ex palazzo del cardinale Giulio Mazzarino, quindi anche un avvenimento importante, è stato molto celebrato in Francia e oggi è uno dei siti più visitati perché è aperto al pubblico ed è uno spazio davvero straordinario. I due personaggi che vedete sono Bruno Gaudin e Virgin Bregal, sono i due architetti che hanno vinto il concorso per questa trasformazione della biblioteca storica, perché in realtà nelle lunghe interviste che hanno rilasciato sottolineano continuamente quella che è stata la sfida legata anche alla nuova mission della biblioteca, quindi aprire completamente gli spazi che ormai si erano addensati in queste strutture che dal 1600 e fino quasi ai giorni nostri si erano comunque stratificate in questo sito storico, e poi in realtà contemperare le esigenze del pubblico contemporaneo. Cioè la biblioteca non deve essere più soltanto un luogo per i ricercatori, ma accessibile a tutti, quindi il sapere per tutti. E da questa nuova mission è venuto fuori poi il progetto di trasformazione. Loro si interessano di tante architetture pubbliche, anche ospedali, quindi uno studio molto strutturato che, come vedrete, ha elaborato un progetto complesso. Alcuni hanno denominato questo sito un millefeuille architecturale, quindi una mille foglie di stratificazioni, questo per farvi capire la densità, e ve lo mostro in questa diapositiva, dove potete vedere, questo è il piano terra di tutto l'isolato, dove epoche e stili si sono sovrapposti nei secoli e hanno determinato la storia della biblioteca, che è stata sempre alla ricerca di spazio, perché poi ovviamente le collezioni si sono arricchite e il problema è stato sempre quello di ampliare quindi gli spazi a disposizione, e pensate che in edifici storici è anche abbastanza complicato. Il quadrilatero si estende su circa 60.000 metri quadrati, è al centro di Parigi, molto vicino c'è il Palazzo Reale, adesso sì, qui c'è il Palazzo Reale, e quindi è nel cuore della città. Gli architetti hanno dovuto studiare gli edifici, analizzarli, capire quelle che erano le problematiche contemporanee dal punto di vista dell'accessibilità e anche della sicurezza e degli impianti, e quindi hanno dovuto schedare e catalogare ogni edificio un po' come smontarlo per poi rimontarlo in una chiave nuova secondo quella che era la trasformazione del progetto di restauro. Io direi che oggi camminare all'interno di questo edificio è quasi come compiere una passeggiata architettonica dal XVII secolo e fino ad oggi, perché si incontrano queste stratificazioni molto ben evidenziate, e quindi è un racconto molto interessante. E in questo sito hanno lavorato nei secoli architetti molto noti, architetti che sono stati protagonisti della scena architettonica a Parigi dal XVII secolo in poi, come François Mansart, Robert Descotes, Henri Labrouste e Jean-Louis Pascal. Questa è un'immagine attuale dell'isolato, vedete, l'ho tratteggiato con il rosso per farvi capire anche la dimensione, si vedono i cortili principali, il cortile d'onore, il cortile dell'Hôtel de Boeuf, che dopo vi racconterò cos'è,
e il giardino di Vivienne. Questa è la sala ovale e questa è la sala La Brust, che è una dei gioielli dell'architettura di questo edificio. Ma andiamo un po' a ritroso con la storia. Quando nasce la Biblioteca di Francia? La biblioteca trae la sua origine dalla Biblioteca Reale, fondata da Carlo V al Louvre. Dopo numerosi traslochi viene trasferita in questo quadrilatero che vedete, dove ci sono appunto indicate le attuali vie Rue de Petit Champ, Rue Vivienne, Rue Colbert e Rue Richelieu. Ed è un isolato dove Colbert, potentissimo ministro delle finanze di Luigi XIV, ma anche grande bibliofilo, voleva dare alla biblioteca una sede autonoma e quindi la installò in Rue Vivienne, facendo trasferire dal Louvre, che era comunque molto vicino, quelli che erano i tesori, le gemme, le medaglie del Cabinet du Roi. E quindi nel 1692 stabilisce una parte della biblioteca in questo sito. Ovviamente lo spazio non era sufficiente e quindi, guardate, in questo sito c'è anche il palazzo del cardinale Giulio Mazzarino. Cosa fa il cardinale Mazzarino, che è un politico diplomatico sotto il regno di Luigi XIV successe al potentissimo cardinale Richelieu? Era un bibliofilo ed un grandissimo e raffinatissimo collezionista di opere principalmente di scultura e pittura italiane, con la sua sede e il suo palazzo in quell'isolato. Tra i suoi capolavori possiamo ricordare le nozze mistiche di Santa Caterina alla presenza di San Sebastiano del Correggio e anche l'adorazione dei pastori di Paolo Veronese. Il cardinale Mazzarino inizia il primo ampliamento del suo palazzo per poter ospitare la Biblioteca Reale nel 1645. Acquista da un finanziere, Jacques Tubeuf, l'Hôtel Tubeuf, che, come vedete dall'immagine, uno di quelle architetture della Parigi del Seicento, molto importante per le sue caratteristiche, uno degli ultimi esempi di architettura in pietra e mattoni che caratterizzava appunto l'urbanistica degli edifici della Parigi del XVII secolo. Acquista quindi l'edificio e dà mandato ad un architetto, ecco, questo è una vista di quello che è il palazzo del cardinale Mazzarino, alle spalle questo qui è l'Hôtel Tubeuf, che quindi viene poi inglobato in questo ampliamento. La posizione, tra l'altro, vicino al Palazzo Reale era molto, preziosa e quindi, una volta acquistato, affidò ad un architetto, l'architetto François Mansart, che vedete qui alla vostra sinistra, e che era un architetto che era diventato molto importante perché aveva portato in auge un particolare tipo di copertura che oggi trae il suo nome da Mansard, la mansarda, quindi tutti quelle coperture parigine hanno praticamente tratto il loro nome dall'architetto Mansard. Qui è raffigurato insieme al suo collega Claude Perrault. Un po' buffo perché Perrault è laureato in medicina, quindi è un medico di professione e un architetto per diletto, ma lui si deve la facciata est del Louvre, realizzata nel 1667, che influenzò notevolmente l'architettura di quel periodo. Qui vi mostro un'immagine dell'Hôtel Tubeuf per farvi capire com'era questa architettura parigina così caratteristica, e infatti nel 1983 l'edificio è entrato nella lista dei monumenti storici francesi. Allora, questa diapositiva ci fa vedere cosa progettò Mansart per ampliare il palazzo del cardinale Mazzarino. Quest'ala,
come vedete, su due livelli e con le stesse caratteristiche estetiche dell'Hôtel Tebeuf, quindi in mattoni e in pietra. Era una galleria sovrapposta, perché il cardinale Mazzarino al piano terra doveva esporre tutte, diciamo, la sua collezione di sculture e busti, e al primo piano la sua biblioteca e la sua pinacoteca. Quindi si trova attualmente, si vede a faccia sul giardino che dà sul Rue Vivienne, e nella sua biblioteca, come vediamo, eccola qui rappresentata in questa diapositiva, aveva quindi tutti i più importanti manoscritti e aveva fatto affrescare questa galleria da due italiani, Giovanni Francesco Romanelli e Gianfrancesco Grimaldi. Romanelli, viterbese, allievo di Pietro da Cortona, lavorò per i Barberini e poi dai Barberini fu poi presentato, portato a Parigi al servizio di Mazzarino. Mentre Gianfrancesco Grimaldi, bolognese, era legato alla cerchia dei fratelli Carracci. Il restauro che è stato condotto nel 2018-19, quindi durante questo grande cantiere di trasformazione della biblioteca, ha rivelato l'aggiunta di alcuni veli di pudore che dovevano coprire i nudi di questi affreschi. Gli affreschi erano ispirati alle Metamorfosi di Ovidio, e quindi una lunga campagna di restauri e anche un'analisi diagnostica ha poi portato all'eliminazione di questi veli con colori, diciamo, posticci. Questa è una delle immagini che fa vedere come si è lavorati sulla volta botte della Galleria Mazzarino, che oggi è splendida, poi lo vedremo nelle prossime diapositive. Cosa accade? Accade che però le collezioni della biblioteca si arricchiscono e crescono sempre più, e quindi nonostante la biblioteca si fosse trasferita tra settembre del 1721 e febbraio del 1722 nel palazzo del cardinale Mazzarino, quindi dopo il primo ampliamento dovuto all'architetto Mansart, ancora non c'era spazio sufficiente. Per cui Étienne-Louis Boulle, di cui avrete già anche sentito parlare negli incontri precedenti, per tentare di rispondere a questa esigenza della biblioteca, propose un progetto innovativo che potremmo dire oggi essere precursore di una biblioteca moderna. Boulle è una delle figure principali dell'architettura neoclassica in Francia ed è uno degli esponenti di quella che viene detta architettura parlante. Vedete, un ordine gigante, un'architettura che sovrasta, solenne, che ha un po' l'obiettivo di dare questa impressione di maestosità e quindi anche di rispetto dei cittadini nei confronti delle architetture delle istituzioni. Propone questo progetto di biblioteca. Vedete, una biblioteca con un ambiente gigante, con un lucernario centrale, con una volta al lacunario, un po' come un richiamo al Pantheon, di un ordine importante. E qualcuno ha anche accostato questo disegno a quello che era il dipinto di Raffaello della Scuola di Atene. Per farvi capire un po' le architetture di Boulle, ho portato queste immagini perché si veda proprio come l'architettura era un'architettura solenne. Il progetto però non fu accettato, perché la creazione di un ambiente così importante, così di dimensioni così importanti, non poteva essere realizzato nel sito storico, ma la biblioteca doveva essere spostata in un altro luogo. Prende la parola quindi un altro grande personaggio, Prosper Mérimée, scrittore, archeologo, ispettore ai monumenti, il quale decide che la biblioteca non può essere spostata dal sito storico, ma che bisogna intervenire affidando il progetto ad un altro grande architetto, allora molto, molto noto, che era Henri Labruste. Come mai queste collezioni crescevano così velocemente? In realtà siamo in un momento immediatamente dopo la Rivoluzione francese,
con importanti confische dei libri sia per i monumenti, quindi per i grandi monasteri, ma anche venivano confiscate a tutte le famiglie che lasciavano Parigi a seguito della rivoluzione. E per questo possiamo dire che tra il 1789 e il 1794 i volumi della biblioteca erano passati da circa 152.000 ad oltre 300.000. Quindi questo è il motivo per cui non c'era sufficientemente spazio per accogliere questi tesori. Viene quindi nominato, come vi dicevo, Henri Labrust, un architetto che è l'esponente principale dell'architettura degli ingegneri, perché fu tra i primi ad utilizzare il ferro non più come elemento strutturale nascosto dietro le murature, ma come elemento strutturale ma anche decorativo. È stato l'autore di una delle più importanti biblioteche francesi, la Biblioteca di Saint-Geneviève, che era la prima biblioteca a nascere all'interno di un edificio dedicato ad una biblioteca. Allora le biblioteche erano nei monasteri, nelle scuole, e quindi fu comunque un grande riferimento, anche perché la biblioteca, ecco qui, questa è la biblioteca di Saint-Geneviève, è realizzata da lui nel 1838, che è una grandissima aula, pensate, 80 metri di profondità, 20 metri di larghezza per 15 metri di altezza, quindi molto imponente, divisa in due navate da questa presenza di archi con colonnine in ghisa appoggianti su colonne in pietra, su pilastri in pietra, ed era ovviamente un'assoluta modernità rispetto all'architettura neoclassica di quegli anni. Abbiamo visto le architetture di Boulle, sicuramente paragonandole, questa è un'architettura assolutamente modernissima. Questa è un'immagine storica della sala della biblioteca di Saint-Geneviève, e questo è l'esterno. Vedete com'è diverso, un'architettura neorinascimentale, molto chiusa, soltanto con la presenza delle finestre che danno la luminosità alla sala, perché una caratteristica delle biblioteche era ovviamente la luce, non potendo utilizzare candele per un problema ovviamente di rischio per la carta, l'abbondanza di finestre era necessaria. E la biblioteca di Saint-Geneviève, tra l'altro, custodisce 2 milioni di documenti tra psicologia, religione, arte, cultura, letteratura, geografia. E sono incisi, come vedete da questa slide, su tutti e quattro i prospetti dell'edificio i nomi dei più grandi studiosi o dei più grandi scrittori che hanno studiato all'interno di quella biblioteca. E vi faccio vedere solo alcune immagini attuali della biblioteca di Saint-Geneviève. Ecco, questa dovrebbe essere l'ultima della grande sala di lettura. E vediamo anche le differenze con quella che era la sala di lettura della biblioteca diventata nazionale dopo la rivoluzione, per cui fu chiamato a presentare il suo progetto. Ecco, questo è un primo disegno. La biblioteca, la sala di lettura, che oggi comunque porta il suo nome, la sala Labrust, fu realizzata tra il 1861 e il 1868. A differenza della biblioteca di Saint-Geneviève che abbiamo visto, che aveva quindi un impianto longitudinale, questa biblioteca ha un impianto a pianta quadrata, perché per lui era molto simile ad un santuario, doveva dare l'impressione di un luogo divino, sacro, motivo per cui aveva scelto anche di creare queste cupole di ispirazione bizantina con al centro un oculo, ecco questo è un dettaglio, un oculo per il passaggio della luce. Queste cupole che vedete sono in vetro e maiolica, quindi pensate anche alla magia di tutta la luce che passa attraverso queste cupole. Questa è una foto, un'immagine attuale dell'ingresso
alla sala Labrust, che è una sala dedicata soltanto agli studiosi e ai ricercatori. Ha una superficie di circa 1200 metri quadrati, possono stare seduti 342 lettori e 70 in piedi, perché c'è anche la possibilità di fare delle consultazioni in piedi, ed è un ambiente straordinario, anche perché, come vedrete, ecco, da questa immagine, non soltanto è monumentale, ma anche la presenza di questi pilastri in ghisa, quindi molto innovativi, ma anche una serie di 36 medaglioni che vedete da questa fotografia, forse ci sono dei dettagli, in terracotta, che ritraggono gli uomini di lettere di tutto il mondo. Sugli archi che si vedono in prospettiva, adesso ecco c'è un'immagine, sono state raffigurate nel 1864 da Alexandre de Goff queste diciamo riproduzioni dei giardini di Lussemburgo che sono lì vicini. Quindi l'idea era anche di avere un ambiente con una luce quasi divina, una presenza di immagini che ritraevano l'esterno, quindi le piante, la natura, quindi una sorta di rapporto con l'esterno, perché all'interno bisognava creare una situazione di assoluto relax per le persone che studiavano in questa biblioteca. Questa è una immagine attuale, e forse ce n'è anche un'altra, ecco, dove si vedono i medaglioni di cui vi parlavo, quindi è anche molto ricca di decorazioni, pur essendo così moderna nella, diciamo, con la presenza del ferro. E queste sono le ultime due immagini che vi danno un'idea generale della sala Labrust, ovviamente che è stata anche recuperata con questo ultimo restauro. Accanto a questa sala, sempre creata da Henri Labrust, c'è il magazzino centrale delle stampe, che in realtà è una sorta di grande deposito su quattro livelli, dove sono custoditi tutti i manoscritti. Si accede direttamente dalla sala Labrust attraverso una porta, e qui ci sono diverse decine di migliaia di manoscritti. La cosa interessante, come vedete qui in basso, ma che vi faccio vedere anche in un'altra, ecco, in un'altra diapositiva, è la posta pneumatica, che ancora c'è, è diciamo, un elemento che è stato conservato dal passato, perché l'invio delle richieste al banco della distribuzione da parte degli studiosi avveniva attraverso questi tubi pneumatici con aria compressa, e quindi è stato restaurato questo tipo di diciamo di elemento di comunicazione. Ovviamente non è più funzionante, e veniva realizzato di solito negli anni 20-30 nelle biblioteche. Infatti in Italia esempi di questo tipo di posta si trovano nelle biblioteche di Firenze, Torino, Roma e anche a Genova. Questa è l'immagine attuale del deposito dei magazzini centrali, quindi quattro piani, uno spazio enorme, vi dà l'idea anche del tesoro di manoscritti che custodisce. Con Henri Labrust si diciamo completa una parte delle trasformazioni. Pensate che lui aveva anche demolito una serie di edifici storici per creare degli spazi nuovi, e alla sua morte subentra un altro grande architetto, Jean-Louis Pascal, che fu chiamato per il progetto della Biblioteca Nazionale alla morte di Labrust, come vi dicevo, per ampliare notevolmente gli spazi. Avete visto in questo arco di tempo, dal 1666 ci troviamo al 1875, la biblioteca è sempre alla ricerca di spazi, sempre con trasformazioni, con architetti diversi, e quindi con delle stratificazioni fortemente connotate da quella che era la mano dell'architetto. Jean-Louis Pascal doveva acquisire l'ultimo pezzo disponibile, lo vedete in rosa in questa diapositiva, quindi della parte nord-est dell'isolato, per dare vita ad un'altra sala di consultazione, perché la sala Labrust non era più sufficiente, e quindi gli viene dato mandato di costruire la sala ovale.
e anche di ovviamente riammodernare alcuni spazi. Quindi la sua prima operazione fu quella di un'estensione di quello che Henri Labruste aveva iniziato. Ovviamente però il suo approccio era un approccio completamente diverso, molto rispettoso dell'architettura del passato, e quindi inizia a trasformare la Galleria Mansart, che era il piano terra di quella che era il primo ampliamento che era stato fatto, e poi inizia a creare delle sale espositive ed uno studio fotografico. Questo è un suo disegno della sala ovale. La sala ovale è un gioiello dell'architettura della fine dell'Ottocento, ha dimensioni imponenti, parliamo di 44 metri per 32 metri di profondità per 18 metri di altezza, ha uno spettacolare soffitto vetrato da cui arriva la luce e quindi inonda tutta la sala. E poi nella parte sommitale, come vedete, ci sono 16 oculi con importanti mosaici. Sopra ciascuno di questi oculi ci sono i nomi di alcune città che hanno avuto un'importanza speciale nello sviluppo della civiltà e della storia delle biblioteche, come Bisanzio, Roma, Ninive, adesso vedremo in una slide. E poi queste arcate sono tutte, seguono il perimetro della sala e sono tutte sostenute da colonne in ghisa con un capitello ionico. Ecco, Pascal eseguiva nel dettaglio qualsiasi disegno di questa sala ovale, dalle scrivanie alle luci, all'illuminazione, a quelli che dovevano essere i decori in mosaico di questa imponente, di questo spazio ovale. E questi sono i disegni delle colonnine in ghisa di cui vi parlavo, ma anche proprio degli scaffali delle librerie. Vedete che dettaglio, parliamo di 4-5 ordini di scaffali, e tutto era, i disegni sono tantissimi, io ne ho messi alcuni, tutti erano veramente dettagliatissimi. E questa è un'immagine dell'attuale sala ovale che veramente regala un'emozione incredibile. Io sono andata, è veramente un posto straordinario, tra l'altro aperto al pubblico, gratuito, tutti possono andare a consultare i libri in questa sala, e questa era l'idea principale di cui vi parlavo all'inizio, cioè l'apertura del sapere per tutti. Quindi questa sala è normalmente aperta al pubblico. Vi faccio vedere, ecco, queste sono altre immagini, forse da qui si riesce a vedere, ecco qui, i nomi delle città, delle 16 città che sono intorno agli oculi. In passato il pavimento era un pavimento in vetro che lasciava vedere i magazzini sotto, soprattutto dare luce ai magazzini, e un tempo era chiamata Cripta Pascal, proprio dal nome dell'architetto che aveva ideato questa biblioteca, e poi ovviamente il pavimento è stato rinnovato. Ecco, questo è un dettaglio durante il restauro di questi anni, dove si vede, ecco, qui c'è Firenze, Florence, e tutti questi vari oculi al di sopra dei quali c'è, cioè, comunque, questi sono dei velari, ci sono i sottotetti vetrati con anche la luce ovviamente artificiale per dare la possibilità alla sala di essere molto illuminata. Questi sono alcuni dettagli del restauro che è stato fatto in questi anni su tutta la parte, diciamo, sia di mosaici, scusate, che delle dorature dei vari oculi. Questa è un'altra immagine completa della sala, ecco, qui si vedono i nomi delle città, si vede l'imponenza della sala. Ovviamente gli architetti hanno disegnato tutto, hanno disegnato le nuove scrivanie, ora vedrete, ecco, in questa slide, richiamandosi un po' al passato, hanno anche ridisegnato questi spazi per la consultazione, anche, diciamo, ricavandole tra le varie librerie. E poi guardate addirittura per l'illuminazione. Questo elemento è una nuova illuminazione della sala che ha addirittura una parte specchiata che quindi riflette i libri e quindi anche con un impatto, diciamo, molto light rispetto alla sala.
cosa accade nel Novecento? Ecco, il Novecento è un periodo, diciamo, un po' particolare, perché arrivavano continuamente denunce e segnalazioni del fatto che la memoria del mondo fosse stipata in realtà in spazi troppo angusti e che quindi erano spesso inservibili e inaccessibili. Tra l'altro un curioso piano di ristrutturazioni della biblioteca avviato tra gli anni 70 e 80 del Novecento aveva fatto creare tantissimi mezzanini per poter ricavare spazio, tagliando a metà le sale importanti, e quindi questo non era andato, diciamo, a giovamento dell'architettura e dello spazio. Ovviamente per i depositi era necessario, però aveva abbastanza compromesso quello che era la spazialità di questo edificio dal punto di vista architettonico. Un colpo ferale fu anche poi dato dall'allora Presidente della Repubblica, François Mitterrand, perché decise di spostare gran parte dei libri, dei manoscritti, in uno spazio più moderno. Ed è in quel momento che nasce la nuova Biblioteca Nazionale, che prende il nome da François Mitterrand, che nel 1995 trovò collocazione nel sito di Tolbiac, sulla riva sinistra della Senna, affidandola ad una grande archistar, quindi a Dominique Perrault, e questa era una delle altre sedi che erano appunto Richelieu, il nostro sito storico, Arsenal, Opéra e Jean Villard. Qui vennero trasferiti 10 milioni di tutti gli stampati e delle collezioni audiovisive del sito storico Richelieu. Qui rimanevano invece le carte geografiche, i manoscritti, le carte, gli spartiti musicali. Quindi la nascita di questo nuovo sito aveva comunque compromesso un po' quella che era il prestigio della sede storica. Ecco, questa è un'immagine di queste quattro grandi torri alte più o meno 80 metri che danno l'idea di libri aperti, quindi la scelta progettuale è stata proprio quella di creare un'analogia con i libri, e queste quattro torri sono dedicate ai tempi, alle leggi, ai numeri e alle lettere. E veniamo quindi alla nascita del progetto. Quali sono i punti più importanti? Cosa era stato richiesto agli architetti dell'Atelier Gaudin? Un'apertura di questi luoghi che erano ormai troppo densi, troppo angusti, e soprattutto una vera e propria trasformazione, quindi svuotare questi spazi, renderli più ariosi, renderli più luminosi e soprattutto aprirli ad un pubblico nuovo ed eterogeneo. E con questo ovviamente si era avuto anche un cambiamento del tipo di governance della biblioteca: da biblioteca del sovrano a servizio dello Stato è diventata una biblioteca con un consiglio di amministrazione, quindi autonoma, e soprattutto con un primo piano dedicato per la maggior parte, parliamo di 7 sale espositive, quindi a museo, quindi ovviamente con una fruizione diversa, non può essere solo un luogo per i ricercatori ma un luogo per tutti. E quindi leggere, studiare, contemplare dovevano essere appunto per tutti, l'accesso a sapere doveva essere fatto in maniera indistinta. E questa è la pianta dell'edificio attuale, dopo anche i vari lavori di trasformazione che hanno realizzato gli architetti. Quali sono, diciamo, i primi punti di novità? Intanto l'ingresso, due ingressi diversi. L'ingresso dal giardino per il pubblico di visitatori generici, e il cortile d'onore su Rue Richelieu, molto austero, soprattutto per i ricercatori. Questo perché? Perché i ricercatori avevano direttamente accesso alla sala Labrust, mentre invece il pubblico generico poteva andare nella sala ovale, che, come vi dicevo, è ormai una sala aperta a tutti a titolo gratuito. E questo poi è la parte del primo piano, dove alla fine le sale che vedete in giallo con i numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono quelle destinate al museo, a questi tesori incredibili che vi farò vedere custodisce la biblioteca, che sono patrimonio nazionale e che andavano assolutamente esposti per il pubblico godimento. Queste sono due sezioni che mettono in evidenza la trasformazione importante avvenuta per opera degli architetti e che ha portato anche tante polemiche.
Al primo piano, qui vedete il salone delle colonne, aveva un grande mezzanino che aveva tagliato in due il salone proprio per creare spazio. E la stessa cosa anche qui al piano terra. Come vedremo, questo sarà poi liberato. Questo ingresso è l'ingresso dal giardino, quindi il nuovo ingresso per il pubblico generico, e poi andiamo invece a vedere come è cambiato l'ingresso. Ecco qui. Questo era lo scalone d'onore che era stato realizzato prima dall'architetto Robert Decot nel XVIII secolo e che poi Jean-Louis Pascal aveva modificato. Cosa è accaduto? Che l'atelier Gaudin ha deciso che per dare aria, luminosità e svuotare questi spazi densi, la scala doveva essere demolita. Grandissime le polemiche, tantissimi gli articoli a mezzo stampa per denunciare la demolizione di questo spazio. Poi ovviamente il comitato ai monumenti, un po' come le nostre soprintendenze, ha deciso che bisognava appunto demolire questo scalone e dare corso al progetto degli architetti. Questa pianta era per farvi capire un po' come avveniva il percorso, ma andiamo direttamente a vedere cosa è accaduto. Ecco qui, questo è, diciamo, il grande accesso adesso dal giardino Vivienne per il pubblico generico. Vedete un grande bancone, uno spazio molto ampio e quindi la trasformazione, più che un rinnovamento, è proprio questa di aver svuotato gli spazi e averli resi più accessibili. Questo è un confronto tra lo scalone d'onore che c'era prima e la nuova scala. Eccola qui. Questa è una nuova scala, una scala spirale tutta in metallo, leggerissima, aperta, che ha portato anche una diversa luminosità e quindi anche uno spazio molto più ampio rispetto allo scalone che c'era in passato. Ecco, questo è come si svolge la salita al piano superiore e come questa vetrata zenitale di velario permette l'ingresso della luce zenitale in maniera anche molto più aperta, visto che è stato svuotato tutto questo spazio. Queste sono altre immagini della scala, ancora. Vedete come è moderna e come libera questi spazi. E poi andiamo invece in quella che è l'accesso dopo lo scalone. Questo è lo scalone e qui c'è l'accesso che vedete in questa slide e che serve alle persone che, entrando dal cortile d'onore, i ricercatori vanno nella sala, nella hall centrale. È uno spazio straordinario con un pavimento in marmo con cabochon rossi rotondi, c'è una fascia di marmo perimetrale e poi questi, vedete, questo rivestimento in pietra dura con bassorilievi tutti intarsiati con dischi colorati in marmo lucido, sembra proprio riecheggiare un po' quella che era l'arte delle tombe etrusche. E qui vedete il parallelo tra com'era questa hall negli anni passati e come è stata liberata adesso e che valorizzazione si è avuta di questi spazi. Ecco, questa è un'altra immagine per farvi vedere. E anche questa è ancora un'immagine di questa grande hall che è stata svuotata e che è stata liberata. Il progetto a piano terra ha interessato anche tutto lo spazio di quella che era la Galleria Mazzarino, la Galleria Mansart, quindi del primo ampliamento che abbiamo visto. Vedete questo spazio recuperato che è dedicato alle mostre temporanee, quindi non è sempre accessibile soltanto quando ci sono le mostre. Questo è l'intervento di restauro. E questo sistema di illuminazione studiato dagli architetti serve sia per illuminare questa volta dopo il restauro, sia per poi illuminare le opere alle pareti quando ci sono le mostre temporanee. Anche questi spazi sono stati recuperati dagli architetti per facilitare l'accesso ai piani superiori e anche realizzare degli spazi per il deposito delle opere a vista, in modo da far vedere ai visitatori anche i tesori in deposito. Con questo progetto di ampliamento, di trasformazione, sono state anche ricavate ben 8 sale di lettura. Questa è una delle nuove sale di lettura nell'ala Ruspitz. E poi passiamo
al cortile d'onore. Ecco, questo è il cortile di cui vi parlavo come accesso da Rue Richelieu per i ricercatori. Vedete, uno spazio già molto austero, diverso rispetto all'ingresso dal giardino. Era stato realizzato da Robert Decote, poi era stato rivisto dall'architetto Jean-Louis Pascal, e qui ci sono un po' stili che si sovrappongono. Cosa ha fatto lo studio di architettura? Ha creato questa passerella in vetro che vedete, che adesso vi mostro, per collegare le due ali dell'edificio e permettere ai visitatori di passare in maniera molto agile all'interno di questo edificio e visitare le sale espositive. Quindi un elemento molto trasparente, quindi che non impatta con quella che è l'architettura e che consente di anche vedere, di avere una vista privilegiata sul cortile. Questa è un'immagine di come era prima e come si è invece installata questa vetrata. Pensate che lo stesso Henri Labruste aveva fatto realizzare una passerella in legno all'epoca per poter collegare facilmente i due edifici. Quindi gli architetti non hanno fatto altro che recuperare dal passato una idea che è servita a migliorare la fruizione di questo edificio. Questa è un'altra immagine. E veniamo al museo. Il museo è la parte, la novità importante di questo spazio della biblioteca. Raccoglie circa 900 opere tesoro di Francia, si estende su 1200 metri quadrati e le opere vanno da manoscritti, gioielli, medaglie, monete, spartiti, stampe. Andiamo avanti. Questo è uno dei famosi mezzanini di cui vi parlavo, che per recuperare spazio negli anni 70 erano stati realizzati tagliando quello che è il salone delle colonne. Queste sono due fotografie, guardate qui. Il museo con i tesori prima di questo intervento di restauro. Anche questo, vedete il soffitto com'è basso, proprio perché dovevano recuperare spazio. E questo è il progetto attuale, come questa sala che ricorda un tempio greco ha riacquistato la sua originalità spaziale. La sala delle colonne è la prima sala di questo percorso museale che si snoda attraverso sette sale. Qui ci sono tutte le collezioni di antichità che erano state riunite nel cabinet du roi, e poi le vetrine, tutto il progetto museografico è stato realizzato da uno studio di architettura italiano. Grande orgoglio, hanno vinto il progetto in Francia, sono gli architetti Piero Guicciardini e Marco Magni di Firenze, hanno realizzato il progetto dell'Opera del Duomo a Firenze, il Museo Galileo e addirittura il Museo delle Porcellane del Palazzo di Topkapi a Istanbul. Questi sono i loro progetti per delle vetrine. Queste sono le vetrine con i tesori del patrimonio della biblioteca. Anche queste con l'argenteria, dove ci sono le statuette del dio Mercurio che erano state rinvenute nel 1830. E vedete questi spazi come sono diventati veri e propri spazi museali, dove tutte le bellezze e i tesori sono facilmente visibili. Vedete che ci sono anche dei sistemi multimediali, perché la parte didattica ha avuto una priorità importante per poter appunto trasferire il sapere a tutti in maniera molto anche semplice e divulgativa. Procediamo questo percorso delle sale espositive, quindi 1, 2, 3 a seguire, e andiamo in quella che è la sala di Luynes, della collezione che Honoré d'Albert, duca di Luynes, aveva donato alla biblioteca, e dove sono circa 1000 oggetti, tra cui 86 vasi, 7000 monete, quindi un patrimonio straordinario. Questo è il progetto di allestimento degli architetti Guicciardini e Magni. Questa è la realizzazione, vedete, un patrimonio straordinario.
e passiamo, sempre facendo il percorso museale, alla sala Barthelmy, dove sono, il nome deriva dall'abbé Barthelmy, che era il custode del Cabinet du Roi, dove ci sono tutte le monete e le medaglie del Cabinet du Roi, e quindi molto, molto importanti, tra questi le medaglie d'oro della storia metallica del regno di Luigi XIV, e poi si arriva al Salone Luigi XV, un salone che ospita i medaglieri. Qui è molto particolare raccontarvi questo. Questa immagine risale a qualche anno fa, dove le pareti sono tutte pareti verdi, vabbè, ci sono questi dipinti che rappresentano le muse. Facendo dei saggi durante il restauro è emerso che questo colore in realtà è un colore, ecco, vedete, è un colore che è dovuto al deterioramento della vernice che era stata applicata su una superficie con un intonaco azzurro nel 1928. Facendo le stratigrafie è emerso che la sala invece aveva un colore diverso, e quindi è stato deciso nel 2015 di ritornare al colore originale, e questo è il colore del Salone Luigi XV, dove ci sono sei medaglieri piccoli e due grandi. Questa è l'immagine dei vari medaglieri, poi vi faccio vedere come è fatto un medagliere, ecco, con tutti questi cassetti che custodiscono questi tesori. Scorrendo, l'intervento ha riguardato tutte le varie sale anche di manoscritti, come questa sala che è la sala dei manoscritti e anche dello spettacolo, dei documenti dello spettacolo. Vedete, situata al primo piano nell'ala che era stata realizzata dall'architetto Robert Decotte e poi era stata progettata da Jean-Louis Pascal. E proseguiamo nel cuore pulsante di quella che è la Galleria Mazzarino. Qui, nell'anticamera, diciamo, della Galleria Mazzarino, è custodito uno dei pezzi più emblematici del tesoro di Saint-Denis, il trono di Dagoberto, che era, diciamo, Dagoberto I della dinastia Merovingia, fu il primo re ad essere sepolto a Saint-Denis, anche perché lui aveva fatto ampliare Saint-Denis e aveva affidato tutto l'arredo all'orafo Sant'Eligio di Noyon, e da quel momento Saint-Denis era diventato un luogo di sepoltura molto prestigioso. Quindi questo trono è uno dei tesori di Saint-Denis. E arriviamo al progetto della Galleria Mazzarino, realizzato dagli architetti Guicciardini e Magni di Firenze, e questo itinerario, vedete già dal disegno, riprende a terra quello che è l'affresco dei due pittori barocchi italiani, perché dà una, diciamo, una linea di esposizione di quelli che sono i più importanti oggetti nei quattro periodi storici che vanno dal Medioevo, Rinascimento, XVII secolo, la Rivoluzione francese e poi il XIX e XX secolo. È una sorta di tappeto metallico, ecco qui, dove poi trovano posto queste vetrine con tutti i più grandi tesori. Dal libro dei Salmi di Luigi IX, detto il Santo, ai manoscritti di Notre-Dame de Paris di Victor Hugo, al Don Giovanni di Mozart, alla Recherche di Marcel Proust. Quindi sono tutti tesori di questa Galleria Mazzarino. Ecco, queste sono le immagini delle vetrine, e poi c'è anche la sfera celeste di Vincenzo Coronelli, un grande cosmografo veneziano. Ce ne sono altri esempi anche in Italia, e questo è una delle vetrine principali della Galleria Mazzarino. Ma ancora, tra i vari tesori, sicuramente lo vedete qui nella diapositiva, il grande cameo di Francia, ecco qua. Il grande cameo compare per la prima volta nel tesoro della Saint-Chapelle di Parigi nel 1279. Ha delle dimensioni che io vi ho riportato, 31x27, quindi una dimensione enorme, è fatta di 5 strati di onice ed è esposto nella Galleria Mazzarino, perché faceva parte del gabinetto delle medaglie di Luigi XVI. Tra questi pezzi ci sono anche i pezzi dei 16 pezzi della scacchiere Navorio di Carlo Magno, e sono, diciamo, gli unici 16 superstiti.
E poi ecco, ci sono, andando avanti, il ritratto di Luigi XIV in armatura, i pensieri di Pascal, e il Te Deum e il ritratto del cardinale Giulio Mazzarino. Cioè, vedete, è un museo straordinario. E poi andiamo alle varie sale di lettura. Questa è la sala di lettura arti e spettacolo prima del restauro e questa è la sala più moderna di consultazione delle arti e spettacolo. Visitabile oggi è anche la camera di Mazzarino, del cardinale Mazzarino, che ha queste bellissime decorazioni con figure allegoriche e è visitabile durante il percorso del museo. E concludiamo con il giardino. Il giardino è un'altra opera straordinaria. Sono stati chiamati paesaggisti e architetti, e qui nella foto sono ritratti con il plasco, la maquette di questo giardino, e il giardino in realtà è una continuazione del palazzo. Intanto i percorsi sono stati trattati in modo da dialogare con la facciata in mattoni, come vedete, della Galleria Mazzarino, quindi con dei rivestimenti in mattoni di argilla con le tonalità che vanno dal rosso al marrone per avere un trattamento delle superfici omogeneo, e questo nuovo giardino ha consentito anche di recuperare alcuni pezzi come 7 vasi medicei in marmo, 2 vasi in pietra, la fontana che è stata recuperata e che era rimasta praticamente asciutta fin dagli anni 80 ed è stata di nuovo riutilizzata anche con piante acquatiche. E questo è il progetto che fa vedere come adesso c'è la sistemazione del verde. La cosa molto bella è che questo è un hortus papyrifer, cioè il giardino fatto di papiri, perché continua quella che è l'idea che le piante da cui si ricava la carta siano in linea con quello che è il tempio della carta, quindi della biblioteca. Quindi è un prolungamento simbolico della biblioteca e si estende su circa 1900, quindi 2000 metri quadrati. Quindi mentre la biblioteca al suo interno raccoglie un giardino di carta, l'hortus papyrifer praticamente diventa un'antologia vegetale di tutti i libri possibili. Grazie. Come orario ho rispettato i tempi. Grazie, grazie davvero.